Ok ragazzi, sono tornato. In questo quarto episodio di Sly Raccoon, visto che siamo in Cina, faremo questo livello, l'incandescente tempio di fuoco. Andiamo a vederlo. Non dimenticate che siamo in Oriente, si sente una musica orientale. Grazie di avermelo detto, Bentley. Avete sentito, ragazzi? Occhio a dove mettete i piedi. Io voglio andare avanti, però. Non posso perdere tempo a raccogliere bottiglie con gli indizi. Ve l'ho ripetuto mille volte, io ho già pubblicato i video di Sly Raccoon, ho già recensito quei video dove come aprire le casseforti, perché non andate a guardarli se non ve lo ricordate. Ricordiamoci di prendere questo oggetto portafortuna, questo ferro di cavallo ci proteggerà nel caso subiamo qualche danno. Ricordatevi che una volta prese le sette chiavi possiamo sfidare Panda King, ma per ora non c'è fretta. Quando stanno usando un proiettore per sorvegliare la zona, cerchiamo di evitare il fascio di luce. Ma chi sono quelli, ragazzi? Ma queste sono scimmie, però. Sono scagnozzi di Panda King, ma quelle sono le scimmie che stanno usando in un Chahu. Sono esperte di arti marziali. Abbiamo suonato il gong. Ricordatevi che l'oggetto porta fortuna, il ferro di cavallo, resiste solo due volte, può essere argentato e dorato, ma quando avete il ferro di cavallo due volte, ogni volta che raccogliete 99 monete riceverete una vita extra. Questi nemici sono un po' maschili e femminili. Eh no, non si può passare in quella piattaforma volante perché c'è una guardia che la sta sorvegliando e la illumina con la torcia. Ma noi gli andiamo alle sue spalle e l'attacchiamo da dietro. Mi piace attaccare di spalle. Non so se quella è una piattaforma o una girandola. Questi nemici femminili non mi piacciono, tirano calci. Ma noi l'abbiamo tolti di mezzo. Avete visto? Sly Cooper è bravo, esibisce le sue doti atletiche. Mi sembra che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Stiamo per finire il livello. Meno male, abbiamo finito il livello. Ora prendiamo la chiave e concludiamo il video. Se vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, seguite sempre Gabriel Osta, ogni video recensisce.